Buongiorno, buona settimana, ben ritrovati per questo appuntamento con speciale Volley Cerignola. Una fine settimana positiva per le squadre della città Ofantina, sia per la serie C femminile che per la serie B maschile. Partiamo dalle ragazze della Lapice Cerignola che ieri sera al Palasport Nando Di Leo hanno vinto nell'ottava giornata del campionato di Serie C con il punteggio di 3-0 contro il Volley Castellana con i parziali di 25-19, 25-19, 25-9. Sostanzialmente equilibrati i primi due set, più facile il terzo per i ragazzi della coppia di Lucia Drago. Dunque il momento positivo continua e rimangono ancorate al secondo posto in classifica con un solo punto di distacco dalle due capoliste, ossia Modugno e Gioia del Colle. Modugno che è andata a vincere in trasferta 3-0 a Terlizzi, mentre il Gioia del Colle con identico punteggio ha regolato il Santeramo. Gli altri risultati della giornata: Tania Volley Bari 3-0, Acapulco Monopoli batte Acapulco 3-2, Pharma Volley Giuliani Prisma Bari 1-3, successo esterno Barese, poi il Bisceglie in trasferta ha vinto 3-0 contro l'Asdam Pegaso 93, per una classifica che vede il Modugno e il Gioia del Colle a quota 20 punti, la Lapice Cerignola a quota 19, il Tania Gentile Volley invece a quota 18. Passiamo adesso al campionato di Serie D maschile, anche qui le attenzioni erano tutte puntate sull'Udas Cerignola di Roberto Ferrao, che è reduce dalla sconfitta subita, anzi dalla vittoria in trasferta subita, anzi sconfitta, chiedo scusa, subita 2 settimane fa. C'è stato il riscatto nell'ottava giornata di campionato in trasferta con i ragazzi di Roberto Ferraro che sono andati a vincere con il punteggio di 3-0 contro il Turi con i parziali di 27-25, 25-15, 25-21. Chiediamo scusa agli ascoltatori per le brevi imprecisioni di poco fa, ma ci stiamo ancora riprendendo da questo fine settimana incredibile. Dunque, tornando alla partita dei ragazzi di Roberto Ferraro che hanno vinto, primo set è stato vinto in vantaggi, 27-25, secondo set un pochino più combattuto ed intenso da parte dei nostri che hanno mantenuto il vantaggio sin dall'inizio della frazione, chiudendo 25-15, stessa situazione anche per l'ultima frazione vincente, 25-21. Ci sono registrate anche altre due vittorie interne e un'altra esterna. L'esterna è quella del Manfredonia Volley che ha vinto a Trinitapoli 3-1. Le altre due vittorie interne sono state del Bitonto contro l'Atletico Pallavolo per 3-1 e con identico punteggio del Gadaleta Bari contro il Mater Domini Castellana. Per una classifica che vede Atletico Pallavolo 17 punti, Medical Asem 15, Bitonto 14 e Grafiche Gadaleta Bari 13 punti, mentre l'Udas Cerignola è al quinto posto con 12 punti. Bene, amici ed amiche, è tutto per quanto riguarda questo appuntamento di speciale Volley Cerignola. Ci risentiremo senz'altro nel prossimo weekend. Grazie per l'attenzione e a risentirci da Mimmo Siera.